Siamo sulla spiaggia di San Felice Circeo e siamo qui per parlare del progetto Bargain. Il progetto Bargain è un progetto finanziato dalla Regione Lazio che vede come partner, oltre l'ISPRA SNPA, l'ENEA e l'Università di Tor Vergata. Il progetto consiste nel promuovere un sistema di gestione del problema della posidonia spiaggiata alternativo a quello che è il conferimento in discarica. Noi ricercatori riteniamo che la posidonia spiaggiata sia una risorsa e non un rifiuto. E questo perché ha delle funzioni molto importanti per quanto riguarda l'ecosistema e di protezione delle coste nei confronti dell'erosione costiera. La posidonia oceanica è una pianta sottomarina che vive esclusivamente nel Mediterraneo ed è molto importante per il Mediterraneo perché in queste praterie, vengono così chiamate perché assomigliano alle praterie terrestri, vivono e crescono moltissimi, la stragrande maggioranza degli animali che noi conosciamo e anche quelli che non conosciamo, che vivono nel Mediterraneo. Questo fa sì che non solo abbiano l'effetto diciamo, di tutte le praterie, produrre ossigeno, migliorare la qualità dell'ambiente, ma servono anche come sito di crescita di moltissimi organismi, quindi arricchiscono la comunità delle acque superficiali e profonde. Come tutte le piante delle nostre latitudini, anche la posidonia perde le foglie. Perde le foglie alla fine della stagione estiva, durante l'autunno, e queste foglie finiscono sulla spiaggia. E finiscono, in parte finiscono sulla spiaggia e svolgono un ruolo importantissimo perché sono una sorta di coperta per la spiaggia che preserva la sabbia durante la stagione delle mareggiate. Le foglie di posidonia oceanica ciclicamente vengono portate sulla battigia dalle mareggiate e non sono pericolose. Quando raggiungono una certa consistenza vengono definite banchette. Quindi la presenza di una banchette sulla spiaggia non solo è un momento, diciamo, indicativo di una buona condizione delle acque marine, ma è anche importantissimo per il mantenimento della spiaggia e la crescita della vegetazione dunale e quindi del mantenimento degli ecosistemi terrestri a monte. Quando viene rimossa la posidonia per fare, diciamo, una buona pulizia insieme alle foglie e al materiale vegetale viene portata via anche una grande quantità di sabbia. La rimozione della banchetta è un onere anche abbastanza forte per i gestori, per le amministrazioni, perché tra l'altro spesso viene smaltita come rifiuto. Non è un rifiuto, è soltanto del materiale vegetale, è come la lettiera dei boschi. Nessuno gli passerebbe lontanamente per la testa di smaltire la lettiera del bosco come se fosse un rifiuto. Noi su questo dato di partenza abbiamo avviato questo progetto che è assolutamente nuovo perché attualmente sono pochissimi i posti in cui la banchette viene mantenuta e questo è proprio il primo esperimento di mantenimento e di interfaccia con gli utenti, perché in realtà tutti pensano che i fruitori delle spiagge siano assolutamente contrari alla presenza della posidonia, ma noi riteniamo che basta far conoscere quello che è il ruolo ecologico, l'importanza e l'assoluta salubrità delle foglie di posidonia per cambiare direttamente questo
questo approccio. Noi riteniamo che questa risorsa per prima cosa debba rimanere in loco. Se tale pratica non è compatibile con quella che è la funzione turistica delle spiagge, proponiamo uno spostamento temporaneo di queste foglie per realizzare quello che è l'obiettivo poi principale di questo progetto, ovvero la spiaggia ecologica. In realtà le foglie di posidonia venivano utilizzate per fare cuscini, materassi, avevano molti utilizzi, venivano chiamate la paglia di Venezia perché anticamente a Venezia veniva utilizzato per non far sbattere i vetri di Murano e non farli rompere. Primo modello esportabile di spiaggia ecologica con il quale attraverso lo spostamento delle foglie riusciamo a realizzare materiale per l'imbottitura, quindi per l'arredo balneare. Durante la stagione estiva quindi riusciamo a tenere pulita la spiaggia per i turisti, a poter creare dei prodotti che sono pienamente sfruttabili durante il periodo estivo, al termine del quale con il fine della stagione turistica il materiale vegetale ritorna sulle spiagge e le protegge dall'erosione e gli elementi d'arredo possono essere svuotati e conservati per la stagione successiva. Quindi in un'ottica di economia circolare il progetto Bargain ha dato un notevole contributo, perché con il mantenimento in loco e con uno spostamento di questo materiale vegetale noi riusciamo a prevenire la produzione dei rifiuti. Il concetto più importante forse che siamo riusciti a sviluppare durante il progetto Bargain è stato proprio quello di dare una priorità alle gerarchie di utilizzo della posidonia spiaggiata. In primo luogo quindi crediamo sia importante mantenerla lungo la fascia costiera per la ricostruzione delle dune, per l'utilizzo in ambiente sommerso, oppure durante l'estate nella stagione turistica per poter creare questi elementi di arredo balneare. Separata dai rifiuti quindi diventa una risorsa, non più un problema, diciamo subordinatamente, quindi un uso secondario può essere invece quello di utilizzare il materiale vegetale fuori dalla fascia costiera, fuori dal suo ambiente naturale di spiaggia per dar vita a una serie di prodotti che arricchiscono l'economia e il mercato, sottraendo però questa risorsa che noi riteniamo prioritario venga mantenuta lungo la costa. Uno degli aspetti fondamentali per modificare quella che è la percezione comune di queste foglie di posidonia, che spesso vengono mal accettate dai gestori, dai fruitori delle spiagge, è cambiare la percezione di questo fenomeno. Per fare questo abbiamo sviluppato una serie di azioni di divulgazione, sensibilizzazione e formazione indirizzate ai comuni, ai gestori delle spiagge e ai fruitori delle spiagge. Questo è un lavoro molto importante e abbiamo sviluppato alcuni prodotti mediatici come un fumetto, un cartone animato e alcuni video che possono essere scaricati sul sito istituzionale del nostro. È importantissimo che questo messaggio passi, è importantissimo che tutti sappiano qual è l'importanza della posidonia e la riconoscano e riescano a vivere insieme a questa posidonia. Io mi ricordo che quando ero piccola avevo sempre qualche foglina di posidonia attaccata sulle braccia che non si stacca mai, ma non succede niente, la mia mamma non si è mai preoccupata di questo.